Bisogna smetterla di considerare ubriaco chi beve due bicchieri di vino. Il ministro Luca Zaia critica la tolleranza zero sui limiti di alcol per chi guida e questa naturalmente è una posizione che fa discutere. Maria Grazia Fiorani. Bisogna finirla di considerare ubriaco chi beve due bicchieri. È in atto una criminalizzazione del vino. È una voce fuori dal coro, quella del ministro dell'Agricoltura Luca Zaia, quando si schiera a difesa dei produttori di vino e attacca i sostenitori della tolleranza zero nel dibattito sui limiti del tasso alcolemico per chi guida. Il limite zero va bene per i neopatentati, spiega il ministro. Per il resto, afferma, non credo nella cultura del proibizionismo. Criminalizzare il vino non ha alcun senso, così si uccide uno dei settori più pregiati del Made in Italy. Il limite attuale, 0,5 grammi di alcol per litro di sangue, è ragionevole, aggiunge Zaia. Entro quei livelli si è sobri e perfettamente in grado di guidare. Corrisponde a due bicchieri di vino che abbiano più di 11 gradi, diciamo uno spumante o un rosso strutturato. Insomma, il ministro non sembra condividere l'ipotesi di introdurre un divieto assoluto di bere prima di mettersi al volante. Non vedo perché si dovrebbe rinunciare a bere con intelligenza e moderazione. Solo perché ci sono degli irresponsabili che si ubriacano. Se si guardano le statistiche sugli incidenti, sottolinea, solo il 2,09% è causato da guidatori in stato di ebbrezza, gente ben al di sopra dello 0,5%. Una posizione in controtendenza anche rispetto alle indagini scientifiche che vedono nell'assunzione dell'alcol un fattore di rischio elevatissimo negli incidenti stradali. Dal punto di vista sanità, mentale, di salute, di efficienza del nostro cervello, il tasso raccomandato è zero, quindi noi non, soprattutto i giovani che hanno poca esperienza di guida, hanno una minore esperienza di guida, non dovrebbero assolutamente bere prima di porsi alla guida.